Qualche piccola interferenza. Cari amici, vicini e lontani, buonasera. Parenti, vicini e lontani, vicini e lontani, parenti acquisiti e così via. Figli legittimi, figli spuri, figli adottivi, figli adottati. Nipoti adottati, preti sprecati. Ma che cavolo ci ha fatto quello? Si è sbagliato. Ah, ci ha messo. Vabbè. Si è scordato di, sì, di cancellare. L'ultima era quell'altra. E vabbè. Vabbè, gliela facciamo modificare domani. Allora, questo è il verbale della relata. Eccolo qua. Sbagliato, ma c'è. No, spieghiamo perché è sbagliato. Perché... Il comandante dei carabinieri ha memorizzato e si è dimenticato di cambiare, siccome andiamo lì spesso, ci ha memorizzato nella sua parte di computer residente, per cui quando va a stampare le denunce che facciamo noi non deve fare più niente, c'ha tutto memorizzato, deve solo cambiare una frase, solo cambiare la data e una frase, e invece stavolta si è scordato di togliere anche questa. Vabbè. Pazienza. Domani gliela facciamo cambiare. Allora, sì, qua ci sono delle correzioni che hai fatto te sicuramente. Ho fatto io. Sì. Vabbè, questo è il software della correzione automatica, del correttore automatico di Windows, che quando scrivi napolitano lui corregge in napoletano e se non te ne accorgi gli dici tre volte. Ma siccome napolitano è napoletano, è chiaro che il software può anche sbagliarsi. Sì. Figlio di Napoli. Allora, qui facciamo un breve, almeno l'elenco dei denunciati qua, così si capisce bene. Allora, signor Giorgio Napolitano, il signor Silvio Berlusconi, il signor Gianni Letta, il signor Elio Vitto, Umberto Bossi, Raffaele Fitto, Roberto Calderoli, Renato Brunetta, Gianfranco Rotondi, Mara Carfagna, Giorgia Meloni, Franco Frattini, Ferruccio Fazio, Altero Matteoli, Stefania Prestigiacomo, Maria Stella Gelmini, Sandro Bondi, Roberto Maroni, Ignazio La Russa, Angelino Alfano, Giulio Tremonti, Claudio Scaiola, Luca Zaia, Maurizio Sacconi, Gianfranco Fini di nuovo, Renato Schifani di nuovo, perché per altro motivo, Paolo Buonaiuti, Carlo Giovanardi, Rocco Grimi, Guido Bertolaso, Aldo Brancher o Brancher o Brancher, Maurizio Baiocchi, Alfredo Mantica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i componenti del governo Silvio Berlusconi, quater, e poi i parlamentari di tutto l'arco parlamentare, tutto, perché poi arriviamo al dunque. Perché? Perché fra il 23 e il 31 luglio 2008 questi signori hanno venduto anche un'altra volta, un'ulteriore volta, lo Stato e le istituzioni dello Stato e le istituzioni repubblicane allo straniero, senza nessuna contropartita e senza nessuna dialettica interna al potere italiano e nessuna dialettica non al potere, ma dialettica fra il potere e il popolo italiano. Certamente. Senza nessuna autorizzazione, senza nessuna legittimazione. Artatamente pretendono di essere democratici. Denominati interpreti. Interpreti di che non si sa. Ma qui, insomma, noi abbiamo denunciati per alto tradimento, articolo 90 della Costituzione, poi concorso formale e reato continuato, pene per coloro che concorrono nel reato, poi attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, usurpazione di potere politico e comando militare, attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche, associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in tutte le sue varie forme e costellazioni, che sono qui sei, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, riduzione in schiavitù, furto, truffa, circonvenzione di persone incapaci, abuso della credulità popolare, eccetera, eccetera. Perché? Perché hanno disatteso il dettato degli articoli costituzionali 1, 11, 25, 35, 41, 42, 54, 72, 76, 77, 80, 87, 89, 91, 95 e 98. Basta? Basta? Basteranno?
Allora non entro nel dettaglio, ma tutti se lo possono andare a scaricare sul sito di Alba Mediterranea. Soprattutto qualora ritenessero di doverla presentare anche loro, perché noi senza queste dichiarazioni apodittiche di tanti eroici patriotti, ricordati i patriotti con due T, i grandi patriotti, i quali non smuovono nemmeno... Ah, è vero, io ho scritto patriotti con una T. È vero. No, si dice patriotti con una T. Appunto. Patriotti per dire questi retorici, no? Questi massimi, massimi, eccetera, eccetera, i quali non smuovono nemmeno le chiappe per paura di per disturbare le emorroidi, se andassero a presentare questa denuncia che è già pronta. Basta che si alzano, scuotono un po' le emorroidi, perché ormai le valle non ce li hanno più. No, ma per verificare invece se le valle ce l'hanno. Sì. Scuotono le emorroidi, vedono un po' se c'è qualche fuoriuscita di sangue, che non dovrebbe essere sicuramente sangue mestruale. Dopodiché si presentano a una caserma dei carabinieri, una caserma della Guardia di Finanza, commissariato, a una dei carabinieri, un commissariato di pubblica sicurezza, a un tribunale, una cancelleria di un tribunale, e presentano questa cosa come fossero loro. Se hanno coraggio, se hanno coglioni, e se non ce li hanno, non rompessero i nostri. Ma hai visto anche l'altro ieri, quando siamo andati a quella manifestazione dell'acqua, che c'era quell'amico: ah sì, siete voi, sì, piacere, eh? Gli ho dato la copia, dice sì, ma devo farla vedere all'avvocato se posso farla o no. Ma vedi, andà a fanculo, farla vedere alla tua mamma tra un minuto all'altro dei servizi che tua madre sta facendo. Allora, premesso, per certi aspetti entrambi i trattati di Maastricht e di Lisbona si configurano come una specie di statuto universale blindato, inossidabile, inattaccabile, eterno del capitale. Capitale con la C maiuscola, esatto, non della capitale, del capitale, della finanza internazionale, un ulteriore tassello finalizzato al raggiungimento del nuovo ordine mondiale. Nessun politico, ma proprio nessuno, come qui documentiamo, a nessun livello ha dato mostra di essere accorto e aver percepito la drammatica ed immanentistica urgenza del contesto, e nemmeno ha posto in rilievo il frenare, di impedire questa furbesca prassi di aggirare e superare i parlamenti nazionali mediante accordi internazionali. A partire dal Trattato di Maastricht del 1992, da noi già a suo tempo denunciato, e fino a quello di Lisbona del 2007, le nostre istituzioni non hanno trovato il tempo ed il modo di verificare la compatibilità delle nostre regole e diritti con le leggi, tra virgolette, europee, ed hanno accettato, senza alcuna prassi democratica, intendiamo dire la consultazione popolare precipitatamente referendaria, la condivisione di impostazione di regole decise da parte di altre entità aliene allo Stato nazionale repubblicano di limitazioni di fatto l'annullamento della libertà e dei diritti e dei principi inderogabili democraticamente garantiti dalla vigente Costituzione. Come hanno fatto tutti gli altri paesi. Certo, il quale uguale. Il popolo ha risposto no, e l'hanno fatto uguale. Sì, quindi, però almeno il popolo ha detto, però si è pronunciato. Questo a dimostrazione che la volontà del popolo in questa frangente qui, come del resto in quasi in ogni situazione, non conta un cazzo. Esattamente. Garantiti dalla vigente Costituzione, pure dalla sua stessa sovranità, da quella economica a quella legislativa, esecutiva e quant'altro. Basta solo citare l'approvazione e ratifica del cosiddetto Fiscal Compact, che già solo la parola la dice lunga, per non citare l'abominevole principio del pareggio di bilancio. No, uno Stato che organizza il pareggio di bilancio, non sei una multinazionale, non sei una SPA, non sei una partita IVA che c'ha un dare avere, tu sei uno Stato nazionale, che è una cosa completamente diversa, avulsa alla logica del potere economico. Allora, per questa tragica, funesta e vile degradazione si è giunti a violare i più sacri fondamenti dell'originaria Costituzione, stravolgendo ogni principio e senza e senso, arrivando anche a stravolgere le garanzie costituzionali in merito al lavoro ed a infiniti altri aspetti, e non potendo deturpare oltre
più di quanto già abbondantemente perpetrato, senza dimostrare la reale volontà di cancellazione della Costituzione stessa del diritto in assoluto, questi assoluti infami e traditori della patria sono giunti ad aggirare l'ostacolo altrimenti insormontabile attraverso la sottoscrizione e ratifica di cosiddetti trattati internazionali, fra cui quello di Lisbona, qui oggetto della denuncia, che nella sostanza esautorano l'efficacia dei diritti garantiti ed addirittura inficiano lo stesso potere delle più alte e più sacre istituzioni dello quale il Parlamento tutto, vanificandone ogni potere, tralasciando altre dovute ma ridondanti considerazioni, basta riflettere che di fatto non siamo padroni a casa nostra. Questa osservazione certifica l'avvenuto annichilimento dello Stato in favore delle forze estranee alla nostra nazione. Con questo scempio, riconoscendo implicitamente ed esplicitamente la superiore autorità e potestà degli strumenti europei su quelle nazionali. E questa non è una follia. Ma questi dimostrano, avendo votato compattamente questa legge, la loro inconsistenza umana, la loro buffoneria morale, la mancanza di principi sostanziali, la mancanza della eticità dello Stato, esattamente, di rispondenza al mandato elettorale e democratico, certo. Devono essere eliminati, e l'autoaccusa che questi fanno, peggio di un'auto da fede. Chiaro. È pertanto del tutto illegittimo e contrario anche al concetto stesso di diritto costituzionale italiano e non italiano, idealizzarlo e utilizzarlo come sistema con il quale una collettività stabilisce in regole della propria convivenza e soprattutto della propria convenienza, non solo convivenza, ma la convenienza di chi si dà le regole. No? Certo. Io non posso fare delle regole che la mattina dico mo me suicido, sì, mo me suicido perché stamattina ho scritto che mi devo suicidare. Dove cazzo sta scritto? Uno che fa una cosa del genere è folle. Noi siamo un popolo folle. Controllato da folli. E quindi utilizzare siffatto strumento quale fonte di diritto interno in aperto contrasto con la consolidata ed indefettibile disciplina dettata dalla Carta Costituzionale. Per la tal via comportamentale attuale, invece, i governi fantoccio che si sono succeduti a partire in particolare dal 1991 hanno tutti tentato, e fin qui ci sono riusciti, di aggirare il Parlamento escludendole dalle sue funzioni e violando con la Costituzione anche le scelte politiche espresse dall'elettorato. Si potrebbe obiettare che comunque il trattato di Lisbona che qui stiamo analizzando dovrebbe essere approvato dal Parlamento, ma l'osservazione non regge. Ben diverso è ratificare un testo già elaborato altrove e deciso in sede internazionale dall'approvare regole sotto lo sguardo dell'opinione pubblica nazionale, ovviamente. Ma è ovvio. I trattati poi non vengono neppure letti da chi li ratifica. Il pacchetto è di solito arisinescamente votato come atto dovuto verso i paesi partners. Nessuna discussione, nessun esame approfondito. Ma poi quali paesi? Si trovano tutti, anche gli altri paesi, certo, si trovano nessuna analisi specifica e di sistema, nessuna riflessione. Tutto avviene fideisticamente ad ordine del padrone multinazionale finanziario, altrimenti detto disciplina di partito, nello specifico. Insomma, qui tralascio perché oramai siamo arrivati anche al buio e quindi, però insomma qui si analizza. Potremmo comunque urlare Gesù fate luce. Fiat lux, certo, diciamo qui andiamo nell'analisi poi nel dettaglio, ma non neanche troppo perché giustamente stamattina osservavamo che il procuratore della Repubblica, che il procuratore della Repubblica deve incominciare a sudarsi i soldi che gli regaliamo, no? E quindi anche il procuratore della Repubblica deve fare un briciolo di indagine, non si può aspettare che noi gli forniamo la pappa bella e pronta. No, gli formeremo probabilmente la ghigliottina bella e pronta. Ah sì, noi abbiamo detto anche stamattina, noi non faremo prigionieri. Bravo. Allora, aspetta un attimo che qui riprendiamo. Allora, questa, eccola qua.
quindi invece contro ordine leggiamo, perché qui adesso abbiamo la luce, i trattati poi non vengono i trattati poi non vengono neppure letti da chi li ratifica, perché il pacchetto, vabbè, disciplina dei partiti l'abbiamo già letto. E invece si tratta di uno stupro della democrazia e del Parlamento elettivo. I trattati europei addirittura autorizzano organi esterni al Paese ad emettere norme che entrano direttamente a far parte dell'ordinamento giuridico, politico, sociale interno con valenza superiore alla legge nazionale. Noi sappiamo, e per questo infinite volte abbiamo denunciato in ogni sede, che coloro che redigono e elaborano questi trattati lavorano per conto e a vantaggio degli interessi lobbistici contrari ed antitetici a quelli generali del Paese e delle leggi statutarie, in perversa associazione con i governanti. Questa violazione, oltraggio e eversione deve cessare immediatamente. Questa è la cosa più importante. No. Quando noi abbiamo affermato che coloro che gestiscono, l'abbiamo anche detto prima in una precedente intervista, leggendo un pezzo molto significativo e molto importante di Paolo Barnard, è quando noi affermiamo che gli interessi gestiti dalla lobby che stabilisce le norme europee, che non hanno niente a che vedere né con la democrazia né con gli interessi popolari, questi individui qui, nel rappresentare interessi delle lobby multinazionali e soprattutto globaliste, sono sistematicamente nemici dei popoli. Assolutamente. Per definizione. È uno schieramento ben preciso, uno schieramento di parte ben preciso. Quindi non possiamo consentire a nessuno di calpestare il diritto e di sovvertire i principi di base su cui si basa appunto la nostra società democratica. Detto trattato, la cui somma di oltraggio alla Costituzione e lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani di controllo e di indirizzo dei cittadini e dei diritti garantiti, nonché della soppressione del corpus delle leggi e della logica giuridico-legislativa dei codici nazionali, ed infine inequivocabile della ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione ed espressione della libertà, democraticità e volontà politica dei cittadini, è inarrivabile ed ulteriore fase di criminale sopruso. A questo punto non manchiamo mai di sottolineare quanto il geniale scrittore George Orwell, come sappiamo bene, fece parte dei servizi segreti inglesi sotto la classica copertura della figura dell'addetto commerciale, sia in Estremo Oriente che successivamente in Russia, per molti anni, periodo tra le due guerre mondiali, e approfittato delle conoscenze e delle informazioni riservatissime, inerenti ovviamente alla sua epoca, per desumere e distillarne poi le estreme e crude verità fondamentali dell'animo umano, sociale e politico, di cui pervase ed intrise tutta la sua eccezionale, seppure limitatissima, produzione a causa della sua grave malattia che lo catturò prematuramente a morte. E tralascio altre cose, e come al solito avviene nelle tecnologie e scienze della frontiera estrema, queste vengono immediatamente focacitate dai servizi segreti o comunque dai militari in qualunque epoca e qualunque luogo. Quindi, sulla base di queste considerazioni ed osservazioni, si può sostenere che Orwell chiaramente conosceva, avendone descritto perfettamente nelle sue opere letterarie, i risultati finali, e aveva avuto certamente accesso alle conoscenze e alle sperimentazioni di cui aveva tratto questi parametri, elementi e codifiche. Conoscenze che lo avevano quindi portato a scrivere, come sempre accade in questi casi, sotto veste allegorica, parabola e persuaso per la loro epocale drammaticità, e a rischiare la vita conscio della missione che casualmente gli si era presentata. Stamattina parlavamo del pentito di giustizia che, pur conscio di morire, comunque la sua strada non poteva è tracciata, più reggere, la sua più, non poteva più reggere, e lui altrettanto alla sua funzione. Dunque aspetta un attimo, dunque gli si era appiccicato addosso e portato a decidersi a divulgare le terrificanti possibili applicazioni, o peggio, le già orchestrate decisioni di conquista dell'essere umano sparso sull'orbe terracqueo, come oggi sta avvenendo, in modo da attenzionare sottilmente il pensiero e le personalità più brillanti ai possibili tragici coinvolgimenti e ripercussioni che il violento e criminale utilizzo di questa tecnologia poteva condurre, ed ha effettivamente raggiunto. Nonostante le grida di allerta che noi andiamo urlando, lontano appare il risveglio dell'attenzione dell'opinione pubblica. Da decenni la cosiddetta sovranità popolare garantita dall'articolo 1 della Costituzione viene sottratta con subdole azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica, usurpazione e distorsione di diritti, tutto questo alla luce del sole, ma anche in questo caso, come stiamo qui dimostrando, in modo illegale, dispotico, spietato. La realtà dei fatti è del tutto agli antipodi. Ed infatti nel corso di molti decenni, praticamente e bovinamente, i cittadini, lasciandosi depauperare
della propria libertà e cedendola ossiosamente nelle mani di entità incorporee, evanescenti, quasi inconsistenti e comunque intangibili, inattaccabili, ma fini esecutrici di quel folle racconto di Orwell e quindi manipolatrici, interpolatrici, circonvenzionatrici del senno e delle azioni dei cittadini, si rendono complici, più o meno consapevoli, del furto degli altri reati a loro stesso danno perpetrati. Questo ha presumibile scopo finale di accentrare in pochissime mani oligarchiche e plutocratiche il potere dei cittadini che da questi era stato demandato allo Stato, ormai svuotato di ogni valenza in qualunque ambito. Come infinite volte ripetuto in tutte le occasioni in cui abbiamo avuto un pulpito a disposizione, io, Giorgio Vitali ed altri abbiamo sempre urlato al vento il grido dolore delle nostre sovranità di cittadini e rielencato i diritti svaniti, dissolti nel nulla a causa delle leggi infami prodotte in questi ultimi anni. Come visto all'inizio, è in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario sul periodo discrezionale e speculativo della elite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti nazionali e degli organismi internazionali dalla facciata apparentemente presentabile, tipo per esempio Greenpeace, tanto vi ditene una. Lo Stato negli ultimi anni, con la serie continua di pseudoleggi che limitano la libertà degli individui e le sperequazioni fra individui e piccole imprese in sfacciato ed intollerabile favore delle multinazionali, in particolare quelle finanziarie, fatto che corrisponde esattamente a quanto descritto da Orwell, da noi citato all'inizio. Se non si pone fine a questo occulto perverso e sotterraneo lavorio legislativo, giuridico, nazionale ed internazionale di svuotamento dello Stato e della Costituzione, ci ritroveremo tutti a diventare a tutti gli effetti schiavi, succubi, soggiogati, prigionieri di un regime sovranazionale oligarchico del tutto sconosciuto ed occultato nelle identità dei suoi componenti. Si appalesa a questo punto sempre il solito dilemma: costoro, i governanti, sono dei poveri idioti incapaci di intendere e di volere, o legiferano a casaccio, oppure sono collusi con la mafia dell'alta finanza che qui denunciamo congiuntamente? In ogni caso anche loro devono essere inquisiti da una magistratura che sia degna dei grandi valori di cui dovrebbe essere portatrice. Questa denuncia querela è per gridare ancora una volta che non si possono svendere, soprattutto senza il loro esplicito consenso ed impunemente, i cittadini, lo Stato o la Nazione. E soprattutto non si possono annullare i loro naturali e costituzionali diritti, né annichilire, modificare o stravolgere il senso delle leggi e della Costituzione. Chi deve sempre essere in favore della totalità dei cittadini e dell'interesse nazionale, non sperequativa in favore delle banche finanza internazionali. La violazione della Costituzione conteggiata e evidenziata in apice sono previste nei 19 articoli violati, stravolti, disattesi, di tanto decantati, saltati, magnificati della Costituzione. Rispetto, tutela, garanzia dei sui poteri inerenti al diritto di proprietà, di impresa, dei singoli e delle famiglie. E vogliamo anche aggiungere l'articolo 3 della Costituzione e tutti gli altri richiamati in calce? E quindi dovere di ogni cittadino degno di questo nome, anche magistrato o giudice, opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi usurpatori ed annichiliatori dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano e promulgano in barba ai dettati istituzionali. Il diritto di resistenza ed autodifesa, come dicevamo stamattina al comandante dei carabinieri dove ci siamo recati a depositare, dove ci siamo ricordati, è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà alla Repubblica stabilito dall'articolo 54 del principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo e non solo al popolo nel suo insieme. Ciò è definito dall'articolo 1 della Costituzione, che sancisce che la resistenza attiva, non solo passiva, ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima, anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri. Il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza di ordine pubblico, che impone al cittadino di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinché se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione. Noi italiani un obbligo abbiamo di essere fedeli alla Repubblica e non all'Europa, almeno fino a quando noi stessi non cambieremo il testo della Costituzione. I fatti apparentemente incredibili, ma perfettamente allineati a quanto fin qui detto, che dimostra fuori di ogni possibile dubbio che i nostri cari parlamentari sono tutti, e sottolineo tutti senza nessuna esclusione, venduti al soldo della finanza apolide, stanno nei numeri. I numeri sono sempre inoppugnabili. Vedasi l'esito appunto della votazione al Senato sull'adesione al Trattato di Lisbona, la legge 130/2008 numero 759 alla votazione finale, che viene approvata, favorevoli, questo è al Senato, favorevoli 286, contrari 0, astenuti 0, voto
favorevole 100%. E l'esito alla Camera dei Deputati delle votazioni sull'adesione al Trattato di Lisbona, legge 130 del 2008, DDL 1519, votazione finale, approvata. Favorevoli 551, contrari 0, astenuti 0, percentuale 100%. Ma allora, è successo nella storia del, di un Parlamento al mondo, in qualunque epoca, non esiste una cosa del genere, non è possibile. Manco anche solo perché mi stai sul cazzo il Presidente della Repubblica e non gliela voto, no? Lo faccio per tigna, non ti voto. Ora noi da adulti, piuttosto attempati, esperti di lungo corso di cose, della vita, profondi conoscitori dell'animo umano e di svariati campi dello scibile umano, non possiamo non rilevare l'assoluta improponibilità, improbabilità, insostenibilità, illogicità ed indigeribilità di un simile bidone ed artefatta montatura dell'apparente trasparenza e normalità dell'esito della votazione. Come spesso si usa dire, si fa riferimento al periodo di dominazione sovietica dei paesi satelliti dell'URSS, in particolar modo della Bulgaria, scegliendo sull'esito delle votazioni con la verificatasi, accennando a maggioranze bulgare. Qui siamo ben oltre, siamo al parossismo. Non credo che sia mai successo nella storia di un qualunque democrazia, nel tempo e nello spazio, che i votanti di un qualunque simposio di varie centinaia di votanti tutti siano stati supini ad un consenso assoluto del 100%. In questo caso è successo di peggio. Fra la votazione del Senato della Repubblica avvenuta il 23 luglio 2008 e la votazione della Camera dei Deputati avvenuta il 31 luglio 2008 sono trascorsi 8 giorni. Un discreto tempo. È mai possibile e lecito pensare che anche nella seconda votazione si sia ottenuto di nuovo il 100% dei consensi senza avere il minimo dubbio ci sia stato qualche intervento manipolatorio? Noi pensiamo che nella storia di un paese davvero libero sia mai successa una simile abominevole maggioranza, non più bulgara, ma da oggi in poi italiana. Quindi per tutto questo, per questa condizione si chiama riduzione di schiavitù di un intero popolo, e tutto ciò premesso chiediamo di poter procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione del fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, eccetera, eccetera, rimettendosi, eccetera, eccetera. E qui facciamo l'elenco, cominciando dalla A, dei 296 senatori, dei 296 senatori e dei 551 deputati, uno per uno, così non se ne abbiano a male, no, abbiamo scalzato qualcuno, abbiamo scordato, lo abbiamo fatto nome per nome, in modo che chi vuole ci può controquerelare, noi siamo ben felici, saremo ben felici, un attimo. Saremo ben felici se ci querelano. I serpenti possono strisciare allegramente. No, ma possono controquerelarci, anzi noi saremo molto riconoscenti se ci controquereleranno per diffamazione o calunnia, come preferiscono. In modo, mi dispiace che purtroppo l'ora è tarda e adesso... Ma Brunetta potrebbe dire, come è stato scritto nel famoso settimanale satirico... il vernacoliere dice che Brunetta la guardia del corpo se l'era messa in tasca e poi, non dimenticandosi di aver messo Brunetta in tasca l'aveva messa nella lavatrice, capito? Quindi sì, non allora c'era... Così cominciamo con i senatori dalla A. Adamo Marilena PD, aderenti Irene Lega, Adragna Benedetto, PD, Agostini Mauro, PD, Alberti Casellati, PDL, Alicata Bruno, PDL, Allegrini Laura, PDL, Amati Silvana, PD, Amato Luigi Paolo, PDL, Amoruso Francesco Maria, PDL, Andria Alfonso, PD, Antezza Maria, PD, Armato Teresa, PD, Asciutti Franco, PDL, Astorre Giuseppe, IDV, Augello Andrea, PDL, Azzollini Antonio, PDL, Baio Dossi Emanuela, PDL, Balbone Antonio, PDL, Baldassari Mario, PD, basta, basta, mi viene il vomito, basta. Aspetta, basta. Perché i deputati, i senatori, aspetta. Dai, mi viene il vomito, fu. Lascia correre, chiudiamo lì salutiamo i nostri amici. Il signor deputato Abelli Giancarlo, PDL, Abrignani Ignazio, PDL, Donato Ferdinando,
pure ex giudice, UDC, che fa tanto, adesso fa la gola profonda, no? Dice che sono stati il diritto Moro, no? Le va in giro per le scuole a dire cazzate, no? Pensasse all'Alzheimer, che forse è meglio. Agostini Luciano, PD, Albonetti Gabriele, PD, Alfano Angelino, PDL, Alfano Gioacchino, PDL, Allasia Stefano, Lega, Amici Sessa, PD, Anelli Giuseppe, PDL, Aprea Valentina, PDL, Aracri Francesco, PDL, Aracu Sabadino, PDL, Argentini Leana, PD, Armosino Maria Teresa, PDL, Ascerto Filippo, PDL, Bachelet, Giovanni Battista, PD, figlio dell'assassinato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, qui sono 296 più 551, quanto fa? Dunque un migliaio di testa, no, di cazzo. No, sono dunque 551, 851 meno 4, 48. 847. 47. 847 teste di cazzo, traditori della patria. Benissimo. Questa è la denuncia che abbiamo fatto. Queste sono le nostre facce. No, facciamo finta che ci abbiamo. A voi decidere, cari ragazzi. Quando decidete. Qualcuno vuole emularci, noi siamo qua. No, regolarmente scappate tutti. Certamente. Decidete nemmeno di vedere la trasmissione, perché vi spaventa, no? Dice, che cosa fate? Andate a dire queste cose. Ma no, poi dice, no, vai a vedere queste cose. È pericoloso. È proibito. Sì, è come una volta andare a vedere i filmini pornografici, sì, ricordi? Sì. Che ti mettevano in galera se ti ritrovavano i filmini pornografici. Quella bella battuta di Guareschi, dice... sulla... C'è un minuto, 40 sì, secondi, dai. Sul seggio elettorale, Dio ti vede... Ma Togliatti no. Ok.